ragazzi, che puntata questa oggi. Questo sarà il nostro main event, Dante contro Larry Johnson, ma il titolo non sarà in palio questa sera. Tuttavia io penso che l'amministrazione, la dirigenza potrebbe dare, concedere un match a Dante se Dante dovesse vincere questo Extreme Rules match contro il campione WLF. Il titolo non è in palio, ma una vittoria, un'eventuale vittoria potrebbe aggiungere veramente qualcosa in più riguardo al match per il titolo WLF tra 2 settimane. Potrebbe addirittura diventare un 3x3 in quel caso. Dante vuole il titolo a tutti i costi, se ne sbatte di tutto il resto, anche se insomma dovrebbe pensare anche a Money in the Bank quando andrà nello Scramble Match per il titolo WLF, scusate. Il campione WLF, il secondo dopo Dessa, Dessa non ha vinto mai, diciamo la verità. Larry Johnson è davvero dominante, ha perso un match contro Dante, nel terzo match tra i due la bella ha vinto Larry Johnson in quanto è intervenuto oggi, però diciamo che il match poi è proseguito molto bene per Dante, poi si è un po' perso e ha vinto il prevalso Larry Johnson con la montiglia bottom, ma definitivo, è chiuso il match. Iniziare Extreme Rules match, ragazzi, tra questi due, tra Dante e Larry Johnson, una lunghissima fight qui in WLF, appunti 2-1 per Larry Johnson, ma è un'altra vittoria, questo match non titolato, proverebbe che Dante può ambire al titolo da WLF, però secondo me questo match secondo me per rendere più la WLF più incredibile, doveva metterlo per il titolo. Certo, forse Larry Johnson non sarebbe stato neanche giusto nei confronti di Larry Johnson, però per dal punto di vista dello spettacolo il titolo da WLF a questo oggi in palio sarebbe stato giusto, perché ormai se lo stanno mettendo in palio ogni 2 settimane, però tra 2 settimane, quindi a un mese di distacco dall'ultima difesa, dovrebbe essere messo in palio. Non lo vedo di buon occhio questo atteggiamento di Bray Orton, comunque a parte questo sgarbo tra virgolette, penso che comunque stia veramente mostrando come questa WLF sia strepitosa. Ha messo in scena dei match strepitosi grazie anche ovviamente a vari atleti, ma il general manager è quello che costruisce match e indice match, e dunque io penso che Triple H debba stare attento in futuro, perché Bray Orton sta dimostrando di avere molta pazienza e questa pazienza potrebbe essere anche sinonimo di intelligenza, sicuramente sinonimo di attesa al momento propizio di acquistare addirittura il potere della Sinsano, perché Bray Orton sarà anche il general manager da WWF, quindi non è l'ultimo arrivato come general manager. Inoltre ha una grande influenza perché il figlio lavora ancora sotto le regole di Triple H e della WWF, quindi io penso che Triple H non abbia soltanto se stesso e i suoi uomini, ma i suoi uomini non possono parlare contro la dirigenza, a differenza di Bray Orton che insomma ha una lunga esperienza rispetto a Triple H, è stato un ex atleta, Triple H è stato ex atleta sì, ma non è che abbia vinto molto, quindi la differenza è questa, non è enorme. Tuttavia Triple H sembra avere ancora il consenso, attenzione qui, intanto Spinebuster da parte di Larry Johnson, che posso pure mettere le cose chiare, nessuno dei due prende armi ingenti. È come a dire, a loro non servono, noi lottiamo così, Dante può lottare senza oggetti contundenti, anche Larry Johnson. Beh, sono due grandi campioni, d'altronde, non serve nient'altro. Attenzione, Dante ancora, miragliati inferiori. Ancora Dante, Larry Johnson qui è riuscito, attenzione, non la vince,
vince David Johnson, ma però non lo va a salire. David Johnson lo aspetta al barco, deve stare attento perché Dante è un esperto che se gli lasci troppo spazio ti buca. Infatti con questo frangente Beck Bregger a pendolo, match senza squalifiche, ricordiamo, vale tutto qua, si può schierare anche fuori. Credo che non stanno soffrendo di questa regola del match. Tanto troppo bene seguito, però un volo qui, match molto lento, diciamo prudente fisicamente, anche abbastanza tecnico, non necessariamente, visto che Dante la tecnica ne fa veramente poco uso, e neanche diciamo David Johnson è amico molto della tecnica, è più potente lui, il carismatico, non uno grintoso. Infatti molti fan addirittura dicono andatevi via negli spogliatori, tornatevi negli spogliatori. Infatti qui David Johnson si stufa, una serie di stop, però i due lo stanno giù, sono due che hanno una resistenza infernale, è impressionante. Gli European Africa, attenzione, Randy Bulldog poi, e ora Dante qui è il primo colpo che fa male, e David Johnson adesso dice eh no, è il momento di prendere qualcosa che ti faccia ancora più del male, ma non lo prende perché arriva Dante che lo ostacola. Se qui l'arbitro gli deve seguire, ma prende la stampella Dante, David Johnson non si è accorto, gli era passata un buon fan, a pensare un po', una stampella ancora. David Johnson, tu sei il campione della gente, tu devi farti aiutare, non lui. Prendere un bidone, attenzione, non ci credo, un bidone, ma ancora la stampella, ma David Johnson qui, l'ho visto, e allora la spatta lui, mamma mia, ancora, ma Dante qui ha ripreso subito il controllo, contro la barriera di protezione, no, lo butta Stefan addirittura, mamma mia, qui Dante veramente lo sta demolendo, il titolo potrebbe prendere il volo non oggi, ovviamente, che non è palio, ma tra qualche settimana, non ci credo, Chuck Sambo sui gradoni di forze, per fortuna, se no gli avrebbe rotto la schiena, e c'è la Stunner, no, Bottiglia fatto neanche, attenzione ancora, e sì, Bottiglia, Pantom, sulla stampella mezza rotta, tutti a casa, che l'ignorata fuori da ring fa il doppio male, uno, due, solo due, non ci credo, Stunner a prendere poi la testa sopra, ma David Johnson si rialza subito, Dante va a prendere la chitarra, attenzione, e David Johnson glielo proibisce l'uso, non si usano le chitarre, Dante, ma che bel match che stanno assistendo, mamma mia ragazzi. Sì, Dante va a prendere qualcosa, però ha fatto riprendere fiato e animo a David Johnson, ora al tavolo, contro il tavolo, no! Mamma mia, qui lo ha spezzato a metà, lo ha distrutto, lo ha infranto. Lo ha infranto veramente, più devastante. Attenzione qui Dante sbaglia una stampella, invece David Johnson fa segno con una bella chitarra in faccia, e stavolta non c'è nulla da fare, poi gli lancia qui la bibita, forse birra, questo a Dante gli piace la birra, e poi inverte, no, usa Castle Cutter, usata di Stunner, questa è una beffa bella e buona, 1, 2, e non basta, qui le telecamere sono un po' perse in match, attorno lì non si capisce molto bene, lo riporta su ring, allora David Johnson va a prendere qualcosa, una bella chitarra, eh sì, attenzione David Johnson lo va a prendere, la Dante qui lo ha visto, troppo lento qui David Johnson, attenzione che la chitarra è ancora lì, è una bella manovra lì sopra, potrebbe essere devastante, attenzione qui Dante esce fuori dal ring e mi fa il giro medio, e forse la Johnson qui non apprezza di certo, già non apprezza, Dante va a prendere qualcosa, oh mio Dio, va a prendere il martello da fabbro, e
Johnson però lo vede, attenzione, sta diventando una falegnameria quel ring. Attenzione, Dante viene colpito, inizia il drop kick ancora Davy Johnson, no, lo va a colpire, è finito il match, è veramente finito il match. Davy Johnson mantiene a bottom, ma Dante la dove prende l'energia, ma dove le prende l'energia, non ci credo. Elbow smash, è pronto Stunner, no, non è tra fare ancora qui Stepper e poi ci lotta. Mamma mia ragazzi, che grande match. Ancora Davy Johnson lo gira, Elbow smash, Montilla, bottom. Ciao Dante, ciao Dante, tutti a casa. Eh sì, è stato bello. 1, 2 e 3. Davy Johnson va a battere Dante e lo rimanda via lontano. Eh sì, lo rimanda lontano. Ragazzi, con questa grande vittoria Dante penso non avrà più altre chance per il titolo WF. La prossima settimana scopriremo il numero contender tra MVP Leonard e Paul Jason. Con questo è tutto, alla prossima amici, ciao!